La stagione del calcio dilettantistico abruzzese è arrivata ormai agli sgoccioli, con importantissimi verdetti ancora da emettere. Il più importante ancora in sospeso è il nome della quarta squadra che approderà al prossimo torneo regionale di eccellenza e che andrà ad accompagnare le già promosse Montorio 88, Mosciano e Miglianico Lanciano in festa da qualche settimana in virtù della loro affermazione diretta senza l'assillo e le incognite della lotteria playoff, che hanno dovuto invece affrontare San Salvo e Penne, arrivate all'atto conclusivo del triangolare che proponeva anche la partecipazione della Fucense Trasacco, già estromessa dai discorsi promozione a causa delle due sconfitte rimediate contro le protagoniste della sfida odierna sul neutro di Cupello. Si tratta del terreno di gioco scelto dal San Salvo per le sue sfide casalinghe in tutte le gare di playoff sin qui disputate, che hanno portato sicuramente bene alla truppa del presidente Torsi, chiamata alla vittoria, unico risultato consentito per portare a casa l'eccellenza a causa della miglior differenza reti del Penne. Pubblico come al solito delle grandissime occasioni, con la tribuna laterale riservata ai sostenitori vestini, ed è proprio la truppa biancorossa ad arrivare per prima alla conclusione. È il nono infatti quando il tiro cross di Casati non riesce ad essere intercettato dall'accorrente Buffetti, che cicca la sfera e fa tirare un sospiro di sollievo a Cattafeste e compagni. Il San Salvo replica con il rasoterra dalla destra di Di Giovanni, facile preda di Palena. Fasi di gioco di grande equilibrio, quello delle battute iniziali della sfida, che ripropone stavolta il Penne ad insidiare la porta avversaria con la penetrazione del solito Casati, che stavolta va direttamente alla conclusione in porta, creando qualche patema di troppo a Cattafesta, con Roversi che nella stessa azione invoca il penalty per una presunta trattenuta fallosa di Cardinale ai suoi danni. Non ci sono estremi per il penalty per il signor Sivilli di Chieti, che lascia proseguire il gioco. Al 27esimo sono i biancazzurri a proporsi con il sinistro di Colitto, facile preda di Palena. Poco oltre la mezz'ora i biancorossi cercano di pungere con l'attivissimo Casati, che prova ad innescare Roversi, il quale va alla conclusione che non crea grandi patemi a Cattafesta. Il San Salvo va a replicare in due occasioni ravvicinate, da prima con il traversone dalla destra di Colitto per De Marco, che fa da sponda per Cardinale, pronta ad intervenire da due passi ma che arriva in leggerissimo ritardo sulla sfera e fallisce una ghiotta occasione, e qualche minuto dopo con l'incursione di Bonanno, attenzionato dalla difesa pennese, che riesce a concludere in porta anche se Palena non si fa sorprendere. Il finale di frazione è tutto del Penne. Al 39esimo un vorticoso batti e ribatti in area si conclude con lo strepitoso intervento di Cattafesta, che disinnesca la zampata in area di Roversi. Pochi istanti dopo l'estremo biancazzurro non ha grandi problemi ad intercettare la battuta dalla distanza di Viegas. Nelle fasi di recupero la difesa sansalvese si salva sulla battuta in area di Buffetti, destinata altrimenti in fondo al sacco, e poco dopo arriva uno stacco in area sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina che stavolta non impegna Cattafesta, certificando il risultato a reti bianche che manda tutti negli spogliatoi. Alla ripresa dei giochi, con il tempo residuale che comincia ad assottigliarsi in maniera preoccupante, il San Salvo è necessariamente chiamato ad imprimere una brusca accelerata, e in effetti i ragazzi di Mister Manes non si fanno pregare, stazionando con una certa assiduità dalle parti di Palena, che al 17esimo rischia sulla bordata dal limite di Di Giovanni, che va a spegnersi a fil di palo. Un minuto dopo l'estremo vestino è decisivo per opporsi alla conclusione ravvicinata di Bonanno. L'azione prosegue con Di Giovanni che rimette in gioco lo stesso Bonanno, ma stavolta il puntero argentino viene toccato da Reale Ruffini e termina a terra. Tutto regolare a giudizio del direttore di gara, che non concede il penalty alla truppa sansalvese. La rabbia biancazzurra si trasforma poco dopo in disperazione, visto che il risultato premia il Penne, e nei minuti restanti della gara la truppa di Manes dovrà spingere sull'acceleratore con un uomo in meno. È il 24esimo infatti quando il signor Sivilli estrae il cartellino rosso all'indirizzo di Triglione, sanzionato per il fallo da ultimo uomo su Carpegna lanciato a rete. Il Penne prova a sfruttare l'inattesa superiorità numerica con il conseguente piazzato dal limite di Di Domizio, annullato dall'intervento di un superlativo Cattafesta. L'appostato Cozzi raccoglie la sfera da posizione defilata e non può far altro che spedire sul fondo, ma dal possibile tracollo il San Salvo riesce a superare le avversità e ad indirizzare i destini della gara in altro modo. È il 27esimo infatti quando sul lungo rilancio dello stesso Cattafesta Cozzi non riesce ad intercettare la sfera,
che arriva sui piedi di Bonanno, abile a farsi trovare pronto e a penetrare in area fulminando Palena con una gran bordata che scavalca l'estremo vestino e indirizza la sfera a spegnersi sotto l'incrocio dei pali. Il comunale diventa una bolgia con il boato della tifoseria sansalvese che osanna il proprio attaccante e comincia a pregustare una giornata di festa. Cattafesta ci riprova dispensando un nuovo rilancio che risulta particolarmente indigesto per la retroguardia biancorossa. Stavolta c'è la ribattuta imperfetta di Todescato che consegna la sfera a Di Giovanni pronta a scaricarla verso la porta di Palena che stavolta ci mette una pezza. Il Penne spara le ultime cartucce al 41esimo ma la conclusione dal limite di Capitan Buffetti arriva a gioco fermo e Cattafesta è comunque reattivo nella presa. Il San Salvo chiude in attacco e nelle battute che precedono i titoli di coda va alla conclusione con D'Alessandro. Tiro da dimenticare per il numero 19 biancazzurro, ma gara da ricordare piacevolmente dai sansalvesi, perché il triplice fischio diventa un suono melodioso che conduce al prossimo campionato di eccellenza. Angelo Torzi è il presidente del San Salvo. Beh, presidente, che cosa c'è da dire? Io comincio dalla fine. È successo. È successo quello che tutti ci auguravamo e speravamo di ottenere, soprattutto in quest'ultimo periodo. È arrivata questa eccellenza che tutti aspettavano. In città non si faceva che parlare d'altro, abbiamo ricreato un entusiasmo fra i ragazzi di Ultra, fra la squadra, fra gli imprenditori locali. Quindi adesso diciamo che con oggi speriamo di aver messo una base per il futuro di questa città che merita tanto e speriamo di trovare veramente un punto di incontro per andare tutti quanti avanti, perché poi da soli è difficile, quando si è in pochi sì, siamo stati anche un cammino anche fortunato, lo dobbiamo riconoscere, però dobbiamo anche fare in modo che questo che abbiamo ottenuto oggi non vada perso e vanificato, dobbiamo lavorare tutti insieme per un futuro roseo per la nostra città. Un volto, presidente, commosso si vede, però diciamo che la stagione è stata lunga. La stagione è stata lunga, oggi la commozione più degli altri giorni è dovuta, ce la concediamo tutti. È stata una stagione lunga, ma anche inaspettata, forse arrivare fino a qui, perché poi ci sono tanti momenti difficili. Siamo arrivati dopo al bivio, dopo la sconfitta di San Vito, ci siamo ritrovati con tutta la squadra, lo staff tecnico, abbiamo firmato fra di noi un contratto che Della Penna custodisce gelosamente e l'ho portato con sé ogni partita. E da lì veramente ripartita la nostra stagione. Quando ti guardi negli occhi e sai che hai le potenzialità per fare, la società ha fatto il suo, non ha fatto mancare niente ai giocatori, nessuno ha potuto dire niente, loro ci hanno ricompensato e anche i nostri ultra e tutti gli altri cittadini che sono uniti a questi magnifici ragazzi ci hanno sostenuto sempre e noi li ringraziamo di vero cuore. Hai accennato, presidente, agli momenti difficili, quali sono stati? Momenti difficili in un campionato ce ne sono stati, comunque soprattutto dopo la sconfitta di San Vito, poi anche le ultime due partite quando abbiamo pareggiato con Lanciano e con l'Ortona, sai, da secondo in classifica tornare quinto lì è stato veramente un colpo duro, però abbiamo reagito perché sapevamo che la squadra aveva i numeri e il potenziale per arrivare fino a qui, ci abbiamo creduto, non abbiamo mai mollato, abbiamo rispettato tutti gli impegni con i nostri ragazzi, loro hanno creduto in noi, noi in loro, i tifosi ci hanno sempre supportato, non ci hanno fatto mai mancare il loro affetto e l'intera città si è unita a loro e stiamo regalando questo bellissimo spettacolo all'intera città. Adesso abbiamo le basi per andare avanti e nessuno si può tirare indietro, assolutamente. Comunque diciamo, presidente, che è stato un buon cammino dall'ultima partita con l'Ortona, poi la vittoria contro il Rapino, anche loro una matricola molto terribile e poi ci eravamo lasciati, presidente, che il Penne vi stavano aspettando, invece il Penne l'avete aspettato voi qui in casa. Sì, abbiamo affrontato dei bellissimi playoff con due squadre forti, l'Ortona e il Rapino. Il Rapino è stata proprio la matricola, una squadra di rivelazione del campionato a cui avevo fatto già precedentemente i complimenti. Poi ci siamo ritrovati al triangolare con il Penne favorito su tutti perché avevano fatto un campionato strepitoso nonostante il Mosciano. Abbiamo avuto la fortuna e la caparbietà di crederci fino alla fine perché giocare in 10 contro di loro soffrendo un quarto d'ora non è facile. La squadra ha dimostrato di avere i numeri, di avere delle basi solide per andare avanti e speriamo di andare avanti tutti insieme per un futuro roseo per la città.
Adesso però, Presidente, un meritato riposo e grandi, grandi festeggiamenti. Un meritato riposo adesso, prima i meritati festeggiamenti dovuti. Meritato riposo, sai che il calcio non ti concede tanto. Siamo ormai già da lunedì e martedì, dovremmo già pensare a quello che sarà per la prossima stagione. Adesso abbiamo una certezza dell'eccellenza, fino a due ore fa non sapevamo, promozione, eccellenza. Adesso sappiamo qual è la nostra strada, adesso tutti insieme dobbiamo unirci, a partire dall'amministrazione, dagli imprenditori locali, dagli ultra, dai cittadini tifosi, da tutti, staff tecnico, giocatori, tutti quanti. Adesso siamo tutti quanti utili e indispensabili per poter andare avanti e far bene, perché San Salvo merita tanto, una cittadina di 20.000 abitanti merita questo ed altro. Allora, in bocca al lupo, Abruzzo Web TV vi augura un buon proseguimento di eccellenza. Crepi il lupo, grazie per gli auguri, e adesso ci riposiamo per 24 ore e poi ripartiremo più forti di prima. Giancarlo Manes, il tecnico del San Salvo. Come ha detto prima il presidente, mister, due ore fa non sapevate dove... Promozione, eccellenza, adesso lo sappiamo, è eccellenza. C'è scritto, mi hanno fatto questa sorpresa delle maglie, non so se si vede, ma non lo sapevo, è stata una sorpresa fatta dal direttore sportivo. Ho sempre fatto dei ringraziamenti, delle dediche speciali, la voglio fare anche in questo caso, la voglio fare a mio papà che è morto quest'anno, sono veramente dedicato a lui questa vittoria, alla mia famiglia, a questi splendidi tifosi, alla società è ovvio, però in particolar modo voglio fare un ringraziamento al mio direttore sportivo Ginetto Guerra. Senza di lui tanti problemi che abbiamo avuto non li avremmo superati così brillantemente. E poi che dire, questa è una squadra di ragazzi straordinari, fantastici. È qualcosa di... abbiamo giocato sotto pressione, abbiamo avuto problemi familiari, ognuno di noi ha avuto qualche cosa, non abbiamo mai giocato sereni, e ogni volta però questi ragazzi arrivavano martedì al campo con una voglia, una determinazione incredibile. E poi, cioè, con questa qualità di gioco, avevano detto che quella del girone C era la più scarsa tra i tre gironi, non approvavo quei modi di ragionare, perché chi è nel calcio sa benissimo che non si ragiona così. Una squadra che arriva agli spareggi come noi doveva essere più rispettata, non lo è stato, perché noi eravamo il girone C e là il girone B, il girone A, un'altra qualità di gioco, non è così. Nel girone C, e questo mi preme dirlo, abbiamo incontrato le squadre importantissime, brillanti, forti. E quindi questo secondo posto che avevamo fatto e poi i playoff conquistati erano frutto di un lavoro importante. Solo noi potevamo dire che cosa avevamo nel girone C. C'erano delle squadre importantissime, San Vito, Ortona, Bacigalupo, Vasto Marina, Francavilla, Rapino. Cioè, noi abbiamo fatto un percorso di crescita, è quello che doveva venire fuori, è venuto fuori con il lavoro. E oggi mi voglio godere questa cosa qua, fantastica. Dopo San Vito, mister, cosa è scattato in voi? Ma probabilmente stavamo accusando un po' una preparazione atletica, perché giocavamo, poi ci si rifermava, poi si giocava, poi si rifermava, questo non ci ha fatto bene, però non ci siamo mai abbattuti, siamo ripartiti, sapevamo che volevamo arrivare ai playoff, e sapevamo che era la nostra portata, non ci ha messo sotto nessuno durante l'anno, anche se ci sono squadre importanti che ci hanno battuto, tipo San Giovanni Teatino ci ha battuto, cioè abbiamo fatto delle partite importanti, delle squadre veramente importanti, ma noi non ci siamo abbattuti, abbiamo lavorato bene, e oggi il frutto del lavoro è questo, in 10 contro una corazzata, 1-0, eccellenza. Una cosa che mi preme dirlo, mister, è il pubblico. Avete, oltre alla squadra, ma anche un pubblico favoloso. Ma questo io l'ho sempre detto, anche quando qualche volta ci hanno pizzicato con qualche critica. Io ho sempre detto, quando vuoi lavorare in delle piazze importanti ci devi lavorare così, sapendo che il tifo può essere il dodicesimo uomo in campo, e con noi è stato il dodicesimo uomo in campo. Ogni volta che hanno voluto e hanno chiesto che cosa stava succedendo, che cosa non è stava succedendo, vieni perché ti ho dedicato, è il direttore sportivo a cui ho fatto la dedica prima, Ginetto Guerra. Quindi quando abbiamo questi tifosi così importanti, sono l'arma in più.
anche quando ti stimolano che c'è qualcosa che non va, ma quando c'è dei ragazzi così seri che lavorano con entusiasmo, non puoi non fare risultato. Sì, lui è il mio direttore, che ti dicevo prima, dedicato a lui, perché senza di lui davvero tante problematiche non si sarebbero andate in questa direzione per essere risolte. Bella coppia questa, oh, bella coppia! Come diceva il ragazzo, siete una bella coppia, quindi Gino Guerra, il direttore sportivo, penso che questa squadra l'hai creato tu, e belle soddisfazioni. Non è stata creata da nessuno, siamo stati tutti, ognuno di noi ha messo il suo. Il mister è riuscito a creare una cosa vergognosa, usavo prima in un'altra intervista, ha creato un ambiente, un gruppo, un modo di lavorare, un credo, una cosa che ha fatto sì che oggi è venuto fuori tutto questo. Sapevo che la squadra non avrebbe tradito, poi il risultato andava così, bisognava vederlo, ma grande soddisfazione, grande commozione, cosa pazzesca, quindi bravissimo lui. Oltre alle lacrime bisogna aggiungere ancora qualche altra cosa. È stato un bel campionato, anche se è stato lungo, perché tra il playoff... Una gestazione di 9 mesi, quindi ci tengo a dire anche un'altra cosa. Ho avuto al fianco il piacere di lavorare con dei ragazzi straordinari, ma uno in particolare me lo sono andato a cercare, me lo sono andato a prendere, l'ho convinto, ma non è stato difficile convincerlo. Nicola Della Penna oggi ha giocato con un ginocchio che, se vi faccio vedere una risonanza magnetica, dicono questo è pazzo. E io una parola voglio spendere per lui, per mio genero Lorenzo Cattafesta, che è il capitano di questa squadra, che è veramente un ragazzo straordinario, Carlo Triglione. Però non è che voglio fare adesso un elenco, voglio dire che questi ragazzi hanno fatto in modo che anche i più piccoli potessero crescere, i vari De Marco, Di Giovanni, Nicolas e Liguori, ce ne sono una marea, gli stessi ragazzi di San Salo che hanno giocato di meno, Minervino, D'Alessandro, gli under, tutti gli under, uno meglio di un altro. Quindi devo essere sincero, è stato un onore allenarli e non so quante volte posso trovare un gruppo così serio e così forte mentalmente, e soprattutto bravi ragazzi, davvero bravi, bravi, bravi ragazzi. Il calcio è strano, l'espulsione, qualcuno si potrebbe demoralizzare, però voi dall'espulsione è nato il gol vittoria che, scusa se è poco, vale l'eccellenza. Allora, intanto era studiata espulsione, così loro avrebbero rallentato, mollato un po' le fila, lancio lungo e abbiamo fatto gol. Era messa così, visto che non riuscivamo a svangarla in un'altra maniera. In realtà, quando stava arrivando la palla a Bonanno, ero vicino a degli amici a vedere la partita e ho detto eccola, perché so che quella è la sua palla, e quindi è andato tutto bene. Oggi non, basta guardarci intorno per capire che cosa è successo, quello che abbiamo combinato, quello che loro hanno fatto, perché un lavoro eccezionale, quindi ce la godiamo alla grandissima, perché tante, non so quante volte riesce questa ciliegina, quindi meraviglioso. Ecco, ci sono pure i fratelli. No, c'è il preparatore dei portieri, perché i clean sheet, la difesa meno battuta di tutte e 3 i gironi, forse solo dietro la corazzata Mosciano. C'è il merito di mio fratello Patrizio, preparatore dei portieri, eccellente. Praticamente se litigavo con lui e con mio genero ero finito, perché mi avrebbero fatto esonerare dopo 3 minuti. Ti aprivano la porta. Esatto, non l'hanno aperta. Anche oggi Lorenzo ha fatto un paio di interventi sullo 0-0. Non lo so, straordinario, un calciatore che con questa categoria promozione non c'entrava niente. Allora, siccome lui sarebbe andato via, voleva giocare in eccellenza, io ho detto aspetta, ci porto io in eccellenza a San Salvo e ci giocherai, non c'è bisogno che andiamo da altre parti. Sicuramente in eccellenza troverete un po' più di difficoltà, visto che aumenta il coefficiente di categoria. Certo, dobbiamo prepararci bene per un campionato diverso, molto più impegnativo, anche se quest'anno insomma il livello della promozione non era basso, anzi Lanciano, Ortona, insomma erano squadre molto forti. C'è il tuo preparatore che ti sta dicendo. Ok, grazie.
Sta dicendo bene? Lorenzo? Cattafesta. Capitano, il capitano di questa bella impresa storica del San Salvo. Sì. Cattafesta. Cattafesta, dillo tu. Cattafesta. Allora, come hai trovato prima di tutto il preparatore dei portieri? Tra l'altro lui è un familiare di primo grado. È un familiare di primo grado, perché comunque è mio zio, acquisito è mio zio, però grazie a lui quest'anno abbiamo lavorato tantissimo sui miei limiti, perché è vero che lui mi dice sempre che sono bravo, però lavorare sui miei limiti mi ha aiutato tanto, e se non l'avevo lui, la parata di domenica scorsa e quella parata di oggi non l'avrei fatta. Scusa se lo dico, però quando c'ha un parente, eccolo qua, il parente... Il mister è mio suocero. Quindi il mister è mio suocero. Siamo allora, molto più esigenti. Allora è una cooperativa familiare. Sì, ma infatti, allora, consiglia che all'inizio è stato difficile, perché la squadra mi ha scelto come capitano e tutti dicevano perché quello c'aveva come il mister padre, eccetera, eccetera. Poi in realtà ha parlato il campo e questa è la cosa più bella. Allora adesso godetevi la bella festa, perché è una splendida festa. È vero, guarda qua che spettacolo. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo in eccellenza! Per il San Salvo abbiamo l'eroe del giorno, Thomas Buonanno. Allora, cosa significa per te segnare un gol che valsa l'eccellenza? Veramente una cosa di un altro mondo. Ti troppo felice, perché noi abbiamo lavorato tanto per rimanere eccellenza, e ancora festeggiare e devo dire una cosa, grazie mille a San Salvo per tornare a qua. È la prima volta che stavo in Italia e veramente mi ho sentito come in casa. Los ultras, la società, anche il capitano e tutti, veramente è passato per un momento malo e mo possiamo dire che sta troppo felice, ancora... Troppo felice per andare a eccellenza e non posso dire niente di più. Vuoi fare una dedica speciale per questa vittoria? Anche non solo di oggi, ma per tutto il campionato. Sì, la dedicazione per la famiglia mia, che tuvo un momento troppo difficile. Anche, come l'ho detto prima, a San Salvo, proprio perché veramente è una famiglia per me. Vedo che i ragazzi ti vogliono bene. Sì, veramente. 50-100, chi stava da tiro, i pochi, lo sapete, chi siete, ci siete sempre stati vicino. Ok, quindi questa vittoria innanzitutto è dedicata a voi. Ma adesso vi devo dire una cosa, ragazzi. Marzo 2024, noi, tutta la società, ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo firmato tutti quanti questo, vogliamo andare in eccellenza, ci abbiamo sempre creduto